Sono Brotquell e siamo qui per il mio primo video di commento a un fatto di cronaca. Lasciatemi spiegare. Ora, sono certo che tutti voi sappiate dei tragici avvenimenti avvenuti in Nuova Zelanda, la strage di Christchurch, nella quale un cristiano australiano si è sentito in diritto di entrare in una moschea e uccidere dei civili di fede musulmana, bambini inclusi. Ora, mi è capitato domenica mattina in una trasmissione TV di assistere ad alcuni commenti da parte di italiani come me che mi hanno lasciato veramente, veramente disgustato. Questa è la top 4 dello schifo. Numero 4. Ma in fondo non mi tange, io non mi sarei mai fatto trovare in una moschea. È giusto. Sicché non ti coinvolgi direttamente, chi se ne è? Numero 3. Chi di spada ferisce? Ma non sono loro ad aver commesso le stragi dei musulmani. Ma cosa c'entra? Hanno la stessa fede, quindi. Cosa mi vuol dire? Cioè, Hannibal Lecter commetteva cannibalismo, ma non vuol dire che io scenda in strada e ti crepi di mazzate perché un altro cristiano ha commesso un crimine così abominevole. Numero 2. Chi ci dice che questi non hanno mai gioito per le stragi commesse dai musulmani? Cioè, questo è un autogol esagerato. Cioè, tu in questo momento stai giustificando le azioni di questo psicopatico, vuol dire che approvi. Cioè, quindi tu sei la stessa persona che stai biasimando. Ma la numero uno, signori, ha un tutto un altro livello veramente di schifo. Durante una telefonata in diretta, quando il commentatore gli ha ricordato, guarda che sono morti dei bambini, che colpa avevano, questo esimio verme ha risposto, e quindi magari un giorno sarebbero diventati terroristi. Beh, io allora vengo a casa tua, sparo a tuo figlio, perché magari un giorno sarebbe diventato un assassino, chi lo sa. Io scommetto che saresti quantomeno imbufalito. E disgustato da me, come lo sono stato io di formulare una simile ipotesi. Io voglio, ragazzi, che voi siate coscienti di quanto in basso ci portino ignoranza e pregiudizio, e voglio sperare che nessuno di quelli che mai visioneranno questo video siano così in basso. Io spero che voi vi rendiate conto di tutto ciò e che facciate di tutto per prevenire che questa ignoranza si infiltri in voi, che tali pensieri che sono talmente fetidi che puzzano di letame mai vengano originati dalla vostra mente. Io spero che voi siate meglio di così. Scusatemi per questo video, per così dire, abbastanza tetro, ma ritenevo giusto condividere questi miei pensieri con voi. Ragazzuoli, vi saluto.